Stiamo arrivando alla fine di luglio e già si può tracciare un primo bilancio della stagione. Abbiamo incontrato il sindaco di Cesenatico durante la rassegna dedicata al Noir, che ha fatto una prima valutazione del movimento turistico. A parte giugno, che abbiamo avuto un po' di incertezze del meteo, per il resto abbiamo organizzato una serie di eventi per cercare di ravvivare la nostra stagione, cercando anche di diversificare il pubblico di interesse. Siamo passati dall'evento più danzante come la Notte Rosa, più di divertimento per i giovani, ad un evento come questo che è prettamente culturale, che può attrarre un pubblico diverso. Quindi è anche questo un po' che stiamo cercando di fare, diversificare a 360 gradi l'offerta che siamo in grado di dare ai turisti ma anche ai nostri cittadini.